Bella a tutti ragazzi, benvenuti al mio canale, io sono Fredrix. Oggi ragazzi siamo qui con il 12° episodio della serie di Minecraft. Scusate l'assenza, ma sono stato malato, ma ora sono tornato e sono carico. Oggi ragazzi, in questo video andremo a fare la farm di villager. Perché l'altra volta abbiamo portato i villager in base e però devo trovare un modo per riprodurli. Ho visto su internet e sono riuscito a trovare una farm. Prima di iniziare vi chiedo anche 300 like per un prossimo video, che li stiamo sempre raggiungendo. Allora, off camera, cosa che ho fatto? Ah, ho messo la fonte di acqua infinita qui, perché lì dentro ho cambiato. Poi, qua ho fatto questa entrata, che secondo me ci sta con i mattoni di pietra. E all'interno, come potete vedere, ho modificato. Qui però devo finire e voglio fare per tutto questo sentiero. Vabbè, qua devo finire di fare gli ascensori. Cioè, devo finire di abilirli qui dentro. Ho fatto un bel po' di roba off camera, ve lo dico già. Allora, qui sotto, guardate un po'. Ho spianato, ci ho messo un bel po', ma guardate com'è uscito. E lì c'è la cassa con la terra e la pietra che ho scavato. E infatti raga, la farm di villager la andremo a fare esattamente lì. A grande richiesta vi ho finito l'ascensore, cioè l'ho solo abbellito, come potete vedere, guardate. Ah, qui ho levato l'acqua, ho messo le scalette perché appunto dovevo finire di farlo. Ma poi andremo a mettere l'acqua e la sabbia delle anime. Come potete vedere ho messo le luci e qui è finito. Ora però direi di iniziare a fare la farm di villager. Per iniziare ho visto mi servono prima delle rotaie. Me le prendo un po'. Poi andiamo su. Allora il vetro ce l'ho. Mi servono 4 slab, una staccionata, 4 tappetini e 4 botole. Per fare riprodurre i villager ho visto che bisogna dargli del cibo. Io gli darò delle carote. Ora è il tempo che saliamo. E iniziamo subito. Comunque raga, off camera mi hanno attaccato anche i pillager. Ora andiamo direttamente lì sotto ed iniziamo a fare la farm. Per iniziare dobbiamo fare uno scavo di 3x5. Allora, abbiamo detto di farla qua. Quindi facciamo un buco di 3x5. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ah, c'è pure la caverna qui sotto. Vabbè. E deve essere profondo di 2. Ora per adesso qui chiudiamo con della terra, poi vedremo. Ora prendiamo dei blocchi, in questo caso io userò gli stone brick. E devo fare una cosa del genere, mettere 3 e 2 qui sotto. Poi prendiamo i binari alimentati e dobbiamo fare questo giochetto. 2, 3, poi 1 qui e 2 qua. Perché qua non si alza, dovrebbe andare su. Ok, successivamente ci servirà una leva che andrà messa qui e l'accendiamo. Ora però si sta facendo notte e vorrei dormire per evitare mostri. Ora fatto ciò, prendiamo il vetro e dobbiamo fare diciamo la camera dove andranno a finire i nostri villager. E facciamo una cosa del genere col vetro. In questo modo. Ora qua mi faccio una scaletta con della terra, ma poi andremo a levare. Devo farmi 4 slab. Che me le farò di legno. 6, vabbè. E andranno messe sopra. Dopodiché dobbiamo farci 4 letti, 4 tappetini, 4 botole e una staccionata. Successivamente dobbiamo trovare il modo di portare i villager lì. Anche se basta che ce li metto sopra e poi andranno a finire lì da soli. Allora, dei tappetini li tengo qua, ne prendiamo 4. Poi per quanto riguarda i letti, 4 letti, sono 12 pezzi di lana, ne mancano 3. 12, perfetto. Una staccionata ce l'abbiamo qua. Devo farci solo 4 botole. Anzi, mi faccio già 4 letti. I letti, com'è che si facevano? Così, perfetto, 4 letti. Poi 4 botole. E raga, dovremmo avere tutto. Ora non devo fare altro che mettere questa roba e successivamente di portare i villager. Quel blocco di terra va levato. Ora prende 4 letti e andranno messi in questo modo. 1, 2, 3 e 4. Poi la staccionata va lì. Prendiamo 4 tappetini e 4 botole. Shiftiamo e facciamo così. E successivamente prendiamo le botole e le mettiamo così. Ora non devo fare altro che mettere 2 villager qui dentro. E la farm è finita. E dopo vi faccio vedere come funziona. Ora, come vi faccio a portare a voi fuori? Fatemi pensare.
Me ne servono due di voi, quindi magari uno lo intrappolo. Vieni qua. Perfetto. E ti metto dentro un kart. Fermati. Vai nel kart. Non ci va. Ok, è entrato, è entrato. Perfetto. E uno è fatto. Ok, raga. Voi rimanete qua. Poi toccherà a voi. Ora devo riuscire a portarti lì. Prima cosa mi faccio un piccone. Guardate qua quanta terra, raga. Comunque, raga, dal prossimo episodio forse cominciamo a fare la farm di ferro. Ok, devo portarti lì. Ora, prima cosa direi levare questi blocchi. Se no, quando si svegliano possono spawnare pure tipo su questi. Qui per forza ci vogliono quelle alimentate. Che dovrò accendere in qualche modo, se no come fa? Perfetto. Ora te li spingo. Vediamo un po'. Bravo. Ora, quando si farà notte, questo andrà a dormire. E quando si sveglierà, dovrà spawnare, se ho fatto bene nei calcoli lì dentro. Quindi ora non ci resta che aspettare la notte. Chi di voi vuole venire? Te? Ok, ho scelto te, vai dentro. Ora intrappolo a te. Vieni fuori tu. No, fermati, no. No. Ah. Fammi spegnere qua, che è meglio. Ora a te ti devo riportare sul binario. Vai, forza. Facciamo così e sta a posto. Così non esce. Raga, mi sembra che è andata a finire dentro. Ok, raga. Ok, è andata a finire dentro, perfetto. Non ci resta che portare quest'altro, stessa cosa. Vai, vai. Forza. Dov'è sta quell'altro? Mi dite che è scappato. Oh, sta dormendo, perfetto. Ok, così questo va a dormire pure lui. Ok, stanno dormendo tutti e due. Quindi dormo pure io e iniziamo a fare, diciamo, la parte di sotto. Ora levo questa scala che ho fatto. Ne devo fare solo un'altra dopo per dargli da mangiare. La farm è finita. Ora faccio spawnare un villager per farvi vedere. E poi dovrebbero spawnare da soli. Di carote ne dovrei tenere abbastanza, devo controllare però. Allora, per ora direi di creare un ponte che porta lì sopra e di buttare le carote all'interno. Ok, da qui gli lancio le carote. Perfetto. Non mi resta che prendere queste carote e dargliele. Mi devo solo ricordare che due le devo lasciare per me, se no come faccio poi a fare altre. Faccio così, mi prendo 4 stack. Anzi, le prendo tutte perché tanto le altre le tengo già piantate. Ok, tenete le carote. Le do tutte quante. Le hanno buttate di sotto, non so perché, gliele ridò. Raga, ho sentito un baby villager. Ecco ragazzi, guardate, è andato un villager. Mo sto ponte. Oh, metto una cosa così, giusto per non farci andare i zombie. Metto anche delle torce, se no spawnano sopra. Ora raga, quando questo crescerà, io farò partire il minecart e quello prenderà il villager e lo porterà fuori attraverso un glitch. Ora magari questa zona la migliorerò, casomai offcamera. E niente raga, questa è la farm di villager. Adesso magari questo lo levo. E con questi villager, boh, non so che farci, li uccido. Liberiamo gli villager. Sei libero. Ora levo sto proprio. Ragazzi, guardate. Ne sono nati tre in, boh, 10 minuti. Si stanno scambiando le carote, raga. Oddio. Ora, qua sotto io direi di fare una stanza. Sì, direi proprio di fare una stanza e il pavimento lo facciamo di legno. Ok, facciamo una cosa del genere. Ora, di là io la leva la leverei. Fa pure rima, la leva la leverei. Ma vabbè, ok. Non fateci caso. Qua facciamo così. Mettiamo una curva. Ora sì, metto il kart. Ah, ragazzi, guarda se l'ho preso. Vedete come funziona?
E ora qua tipo io andrei a fare una stanza dove ci andranno a finire tutti quanti i nostri villager. Io dovrei entrare col tappetino. Cioè, io posso entrare, sì. Ma non so loro se possono uscire. Ma non penso. Non penso possano uscire. Che è successo? È andato un altro subito. Qui sforniamo bambini, ragazzi. Ok, ora vi metto uno a uno lì. Perfetto, sono due. Ora raga, volevo finire la stanza, ma non tengo gli stonebrick, quindi devo finirla per forza off camera. E farò una stanza come si deve. Poi nel prossimo video andremo a fare la farm di ferro. Però mi sembra che la farm di ferro si deve fare a 100 blocchi di distanza da una porta. Quindi calcolando che io l'unica porta che ho qua vicino ce l'ho a casa appunto, penso che la farm di Iron Golem dovrò farla tipo lì sotto. Perché qui è troppo vicino, mi sa. Devo contare bene i blocchi, però. Ah, raga, comunque guardate qua che ho fatto. Non l'avete visto. Sto finendo di scavare questo magazzino, che sarà un mega magazzino, come potete vedere. Però l'unico problema è che, guardate, stavo scavando e ho incontrato l'ascensore che avevo fatto. Quindi, ora non so come fare qua. O restringo, non lo so, lascio questo in mezzo, ma come potete vedere è brutto. Ora il prossimo video cerco di farvelo uscire se riesco dopodomani. Questo video dovrebbe uscire di domenica se tutto va bene, quindi penso che il prossimo uscirà o martedì o al massimo mercoledì. E che dire ragazzi, per questo video era tutto, se vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e commentate. Noi ci becchiamo nel prossimo episodio nel quale andremo a fare l'Iron Titan. E inoltre, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti e andatemi a seguire anche sui vari social, troverete tutti quanti i link nella descrizione. Infine, per questo video saluto Angela De Simone, Giovanni Rezza ed Emanuela. Beh, se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, scrivetelo qui sotto nei commenti, io sceglierò tre di voi e nel prossimo video verranno salutati. Da Fredericks è tutto, ciao ragazzi!